Cari amici, benvenuti al nostro settimanale appuntamento. Un signore mi ha mandato una mail, vi leggo la sintesi. Di che cosa si tratta? Si tratta del posteggio, quello che c'è vicino la piazzettina, dietro la stazione a Chiavari, lungomare, e non è indicato in maniera abbastanza evidente che lì, esclusivamente in quella zona, il posteggio costa 50 centesimi all'ora e non 1,50. Così questo signore, come parecchi altri, mettono per un'ora, ma in realtà spendono, ne hanno 3 ore e non serve. Dice, ma quanto guadagnerà in più la PCOA? Non è una pratica ingannevole quella? In effetti c'è scritto, è scritto piccolo, siamo d'accordo, ma scritto c'è. Che una persona sappia che in tutta Chiavari l'unico posteggio in superficie che costi 50 centesimi sia quello, in effetti non è una conoscenza molto diffusa se non tra gli abituali frequentatori. Chi va lì per la prima volta paga 1,50, siamo d'accordo, perché se è tutto 1,50 perché dovrebbe essere diverso? Invece quello è diverso, quindi uno deve stare un'ora e paga per 3 ore. Io ho letto anche questa mail. Poi un'altra segnalazione di una situazione che in effetti mi sembra abbastanza assurda. Parliamo per il bonus. Adesso, per il bonus gas, sapete che bisogna precedentemente procurarsi l'ISEE. La domanda deve essere corredata dall'ISEE, che è questo indicatore socio-economico sul reddito, sulla situazione economica appunto del richiedente. Per il gas è il 31 marzo, però per l'elettricità il 30 aprile, quindi c'è più tempo. Per il gas il 31 marzo, adesso, cioè domani. Adesso qual è il problema? Che per avere l'ISEE ci vuole precedentemente il CUD, sono i patronati che fanno questi documenti, ma per calcolare l'ISEE ci vuole il CUD. Adesso, normalmente il datore di lavoro, quando trasmette il CUD ai propri dipendenti, verso a marzo più verso la fine che verso l'inizio. Quindi cosa succede? Due possibilità: o che qualcuno addirittura non abbia il CUD disponibile per l'ISEE per il 31 marzo, o chi ce l'ha che vada a ingolfare i patronati per farsi fare l'ISEE, che comunque richiede del tempo. Adesso, sarebbe semplice, sarebbe soltanto una questione di buon senso, ma non sarebbe meglio portare come scadenza per la presentazione della domanda sia il gas che la luce al 30 aprile? Sarebbe una cosa così complessa, così difficile? Ci vuole così tanto buon senso? Boh, a me sembra di no. Ricordo, perché la volta scorsa non l'avevo fatto, avevo promesso ogni settimana di ricordarvelo, il numero per l'iscrizione al registro delle opposizioni. Certo, c'è anche il sito internet, ma so che molti dei miei amati telespettatori sono anziani, quindi hanno poca dimestichezza con internet, mentre con il telefono se la cavano ancora bene. Quindi chi ancora non si fosse iscritto al registro dell'opposizione, ovvero a quel sistema per non essere più chiamati a casa da nessuno per offerte, proposte, vendite, contratti, imbrogli vari, deve fare questo numero 800 265 265, lo ripeto, 800 265 265. Fatelo, così evitiamo di essere disturbati. L'ultima volta avevo concluso, a proposito della chicca, riproponendo alcuni dei personaggi trattati e mi ero sbagliato. Nella foga avevo confuso
i gommonisti pordenonesi con la signora finlandese e quindi avevo fatto una specie di crasi ed era venuto i gommonisti finlandesi che non c'entravano. Ma proprio mentre ieri sera stavo preparando gli appunti per la trasmissione odierna e ripensavo anche all'errore commesso, sentivo così in sottofondo il commento della partita della nazionale. E mi veniva da ridere, non so se ve ne siete accorti, ma nell'arco della partita i nostri avversari, che erano gli ucraini, era l'Ucraina, sono diventati a volte polacchi, a volte romeni e a volte anche ucraini, ma questo non per scusarmi dell'errore, ma perché è inevitabile. Quando si parla così, un po' con una foga, anche come io metto nel parlare con voi o chi commenta una trasmissione televisiva, una partita, facilmente fa degli errori. Quindi so che qualcuno di voi è molto attento, mi dice: guarda che hai sbagliato, hai detto così. Ecco, no, può capitare, io quando me ne accorgo cerco poi di correggere questi errori veniali, mi auguro. E a proposito appunto della trasmissione, ribadisco sempre il prossimo anno con la puntata numero 500 io termino di fare questa trasmissione. Questa è la numero 452, quindi ce ne sono dopo questa ancora 48, però il tempo si avvicina. Qualcuno mi ha chiesto, soprattutto a scuola, i miei alunni curiosi, ma cosa si guadagna a fare? Quanto le danno a fare questa trasmissione? Mi è venuto da ridere, dico: ragazzi, assolutamente niente. Questo è lavoro gratuito, è volontariato. Per i ragazzi è una cosa molto strana, perché ormai i giovani per i giovani non esiste più la categoria del gratuito, tutto deve essere pagato, qualunque cosa uno faccia deve essere pagata. Quindi sapere che qualcuno fa qualcosa gratuitamente, soprattutto in televisione, dove c'è l'idea che i soldi piovano non so come durante il diluvio universale, ecco, sembra una cosa assurda. Invece chi vuole prendere il mio posto si faccia pure sotto, sappia che non c'è niente da guadagnare, o almeno c'è qualcosa da guadagnare. C'è da guadagnare l'ostilità, l'odio, l'avversione, gli insulti di tantissima gente. È naturale, pensate ogni volta quanta gente io prendo, metto nel mio mirino, e tutti questi poi non è che mi salutino con un sorriso. Ecco, le reazioni sono spesso anche violente nei miei confronti, ma nello stesso tempo mi faccio 10 nuovi nemici tra i potenti, ma mi guadagno 100 amici tra i deboli, tra gli anziani, tra le persone che non hanno niente, quelle che so che mi seguono con gioia. Quindi, da un punto di vista morale, preferisco ogni volta avere 10 nemici in più tra i potenti, ma 90-100 amici in più tra i deboli. Se una persona ha certi valori, sono cose belle, per altri sono stupidaggini, lo capisco, però qui non c'è trippa per gatti, non c'è niente da guadagnare, c'è da fare un servizio verso le persone che hanno più bisogno di essere aiutate. Andiamo avanti. Volevo fare una considerazione. Sapete che io sono un grande fan, penso come molti di voi, di Striscia la Notizia, è una delle trasmissioni più importanti delle nostre televisioni, denuncia delle situazioni gravi, assurde. Grazie a Striscia la Notizia sono stati poi fatti dei processi, sono state denunciate delle persone, sono stati neutralizzati degli imbroglioni importanti. Vanna Marchi, grazie a Striscia la Notizia, e non solo. L'attrezzatura dell'attacker era un altro strumento che poi processi e via dicendo. Guaritori, pensate quanti ce ne sono. Però c'è qualcosa, io non so voi, che non condivido in questi ultimi tempi. Benissimo, gli animali, i cani, figuriamoci, tutti amiamo gli animali, ma
Mi sembra eccessivo, eh? Non è una critica, è una considerazione, che voglio fare con voi. Dopo tanti anni li considero amici, quindi possiamo veramente parlare serenamente. Ecco, riflettete con me. Fermo l'amore e il rispetto per tutti gli animali, dal più piccolo al più grande, quelli molesti, diciamo un pochettino meno, però figuriamoci cani, gatti e altri animali di quel tipo. Ma questa azione, questo volontariato, questi gruppi che dall'Italia partono, vanno in Romania a recuperare cani randagi, vanno in Spagna a recuperare cani randagi. Naturalmente tutto questo ha un costo non indifferente. È tutto volontariato, sia ben chiaro, gente che tira fuori di tasca, energie che si spendono, lavoro. Ecco, però, secondo me, la stessa energia, gli stessi soldi, anziché nei confronti di questi cani stranieri, fossero rivolti a dei cuccioli italiani, ma non cuccioli di cani, a cuccioli umani. Parlo di esseri umani, parlo di bambini e voglio fare un nome così ci capiamo subito. Parlo del Gaslini, parlo di tanti bambini con handicap gravi, gravissimi, gente che alla nascita si sa già che avrà poco purtroppo da vivere. Spesso le famiglie sono abbandonate o comunque poco aiutate. Ecco. Allora io mi domando, se queste energie, questo volontariato, questo amore per gli esseri viventi fosse indirizzato verso gli ultimissimi, cioè veramente i bambini più gravemente malati, non sarebbe forse meglio? È una domanda, è una domanda. Non dico ammazziamo i cani, ma tra un cane romeno e un bambino neonato handicappato grave, invalido grave, disabile grave, un po' di energia, un po' di aiuto, non in ordine, in graduatoria, non verrebbe prima il bambino del cane romeno? Domanda, poi ognuno dia la risposta nel proprio cuore, ma era così una considerazione che volevo fare con voi. Una telefonata bellissima, ve la racconto, me l'ha raccontata così come la racconto a voi, una mia collega a scuola. È a casa della mamma, suona il telefono, risponde, mamma anziana naturalmente, risponde la figlia. E dall'altra parte dice, siamo la società tal dei tal, non si è ricordata neanche il nome di questa società, abbiamo avuto l'incarico da parte del Vaticano di darle una comunicazione personale, cioè il Vaticano vuole dirle qualcosa esattamente a lei, personalmente. Questa signora è un po' sobbalzata, ma cosa vorrà il Vaticano? Uno pensa subito, il Papa, cosa vuole dirmi il Papa? Personalmente, e questa signora mi dica pure cosa vuole dirmi il Vaticano. E questi hanno detto: no, guardi, dato che si tratta di una comunicazione personale, deve venire un nostro incaricato a casa a dirgliela. Non può essere detta al telefono, figuriamoci, deve essere proprio da bocca a orecchio. Può darmi un appuntamento. Ha chiesto a questo signore, noi veniamo a casa sua e le portiamo questa comunicazione personale e poi adesso ha aggiunto in più culturale, una comunicazione personale culturale del Vaticano. Questa signora ha subito pensato, non so se bene o se male, comunque sia, ha pensato all'imbroglio, comunque. Tanta chiarezza, non so, io credo poco che il Vaticano voglia far avere una comunicazione personale, ci pensa il Papa, parla il Papa in televisione, urbi et orbi, alla città e al mondo, dà tutte le comunicazioni che vuole, non credo che debba mandare casa per casa a dire cosa poi. Naturalmente, secondo me, è
era tutto un bluff, era un tentativo. La signora, la mia collega, è più pessimista, pensava qualcuno che volesse venire in casa, visto che l'intestatario era la signora anziana, la mamma, per imbrogliare, per rubare. Io pensavo invece solo per vendere qualcosa, magari una Bibbia, un'enciclopedia, qualunque, chi lo sa che cosa, il culturale mi ha fatto andare più sul libro, ecco, una collana sui santi, non lo so, qualche casa editrice che pubblica dei libri di argomento religioso, ti arriva l'incaricato a casa, dice. E poi cerca di vendere. Io ve l'ho raccontato perché in effetti che il Vaticano volesse dare comunicazione personale ai cittadini italiani è una novità, non l'avevo mai sentita dire. Quindi, se a voi chiamano il Vaticano, se c'è l'accento più o meno tedesco di qualcuno dall'altra parte che dice posso venire a casa sua, a darle qualche informazione culturale, personale, posate il telefono, lasciate perdere. Dite un'Ave Maria e così avete fatto il vostro dovere con Dio, se volete, se no mandate a quel paese e basta. Adesso si parla oggi di aumenti, avete sentito, belli freschi, la luce, il gas, spenderemo di più, c'è in più anche i 2 centesimi di accisa sulla benzina per i beni culturali, ecco, tutti questi aumenti, ma ci sono tantissimi aumenti in continuazione, è superato il momento della crisi dove si stava tutti fermi perché non c'erano consumi, adesso i consumi stanno riprendendo. Quindi riprende l'inflazione, quindi ci sono nuovamente gli aumenti che non sono solo quelli legati alla benzina. Ad esempio, il latte granarolo, perché quello delle nostre centrali è già ancora più caro, ma il latte granarolo dall'inizio dell'anno da 1,29 è passato a 1,49, così 20 centesimi in 3 mesi. Non ne ho sentito parlare tanto, però 20 centesimi in 3 mesi un litro di latte mi sembra un'esagerazione, ma è la punta di un iceberg, sta aumentando tutto. Io parlo con tante donne che quotidianamente fanno la spesa, quindi è la scoperta dell'acqua calda che sto facendo, lo sanno benissimo queste signore, queste casalinghe degli aumenti. Lo dico per gli altri, per tanti uomini che non si occupano delle spese, degli acquisti in casa e si lamentano che la moglie stia spendendo sempre di più, ma c'è un motivo, aumenta tutto, veramente aumenta tutto. Sempre esperienze dirette, l'altro giorno, proprio ieri, verso le 2, 2 e un quarto, mi suonano alla porta, io prima di aprire guardo dall'occhiolino, avevano suonato anche ai vicini, quindi non ho neanche aperto, ho sentito cosa stavano dicendo i miei vicini di pianerottolo, faccio come fanno in tanti, sia ben chiaro, ed erano quelli che vendono quegli apparecchi rivelatori delle fughe di gas. Naturalmente i prezzi, lo sappiamo, sono quelli a 199 euro che ogni 2 anni poi devono essere cambiati. E mi sono voluto togliere un po' la curiosità, sono andato in internet, ho un po' cercato sul panorama in Italia che c'è, che offerte ci sono, cosa costano in realtà, perché loro costano, dicono che costano 199 perché li tirano dietro, ma in realtà dovrebbero costare molto, ma molto di più. Sono andato a vedere e ho trovato il modello proprio, la Ferrari, diciamo così, la Maserati dei rivelatori di fughe di gas, metano, fughe di fumi e tutto, cioè tipo quello che vendono a 199, qual è il prodotto top migliore esistente in Italia? L'ho scoperto senza fare nomi e vi dico che costa 107,02 euro. 7 euro, compresa IVA, compresa spedizione se uno vuole farselo spedire a casa. Quindi il migliore che ci sia sul mercato costa circa la metà di quello
che ci propongono nelle case, sempre che sia il migliore. Io non lo so, ma sicuramente vedendo, confrontando la storia delle aziende, i certificati, i riconoscimenti, tutto quello che vogliamo, il modello che vi ho detto io a 107,02 mi è sembrato il migliore esistente sul mercato. E prima di arrivare all'italiano della settimana, che questa volta è un mio ex alunno, di quelli anche più amati, perché si chiama Corrado, sono tutti amati, sia ben chiaro, ma quelli che poi ogni tanto qualcuno che si chiama Corrado me lo ricordo particolarmente con gioia. Perciò l'italiano della settimana sarà un Corrado, ma non proprio quello, ma ci arrivo. Prima, tanto per mantenere fede all'impegno, alla promessa che avevo fatto e che sento parecchie persone apprezzano, è di dedicare qua un paio di minuti ai 100 anni, anzi 150 anni dell'Unità d'Italia, a dire qualche notizia, di integrare un po' le conoscenze che ci stanno propinando tutte cose interessanti, ma non sono la vera totalità della verità. La verità è molto più complessa. Esempio. Tutto nasce, sapete anche voi, con la celebre impresa dei Mille, dallo scoglio di Quarto a Marsala e così via. E siamo nel maggio del 1860. Anche lì si parla del 5 maggio, ma il 5 maggio è morto Napoleone, ma non è partito Garibaldi. Garibaldi è partito il 6 maggio, ma sì. Così si mantiene questa data impropria, errata, ma ormai per un giorno ci può stare. Adesso voi sapete che ci hanno sempre insegnato, fin dalle elementari, che nella notte Bixio, con una quarantina di uomini, con delle scialuppe, andò nel porto di Genova, assaltò due piroscafi, due navi, il Lombardo e il Piemonte della società Rubattino, e li ha fatto un'azione di pirateria, l'ha portati davanti a Quarto, dove si sono imbarcati i 1000 barra 1089, e lì sul numero lasciamo perdere quello ormai ufficiale 1089, ma ci sono altri numeri con una certa consistenza documentata, storica, ma noi prendiamo pure per buoni 1089. Bene, è vero che avvenne questa azione? Non è vero assolutamente. Sappiate, tutto documentato, tutto nero su bianco, che questi due piroscafi non furono catturati da Bixio e dai volontari garibaldini con un'azione piratesca, ma furono comprati benissimo, dal notaio a Torino 2 giorni prima, con i rappresentanti del Cavour, perché questo Rubattino voleva delle certezze, perché non solo voleva 1.200.000 lire dell'epoca, come dire, oggi non so quanto, ma milioni di euro, non solo voleva sull'unghia, nella valigetta, questi soldi lì dal notaio, ma voleva da parte dei Savoia che cosa? Voleva una garanzia nero su bianco che, avvenuta l'operazione, lui come armatore avrebbe avuto l'esclusiva per tutti i viaggi, i collegamenti in piroscafo, cioè con quelli mossi dai vapori, non dalle vele, con la Sardegna. Quindi, 2 sere prima della notte tra il 5 e il 6 maggio 1860, nello studio di un notaio, tutto è nomi, cognomi, tutto alla luce del sole, degli storici, non dei propagandisti storici, i rappresentanti di Garibaldi, i rappresentanti dei Savoia, il Rubattino era lì di persona. Rubattino che si chiamava di preciso Raffaele, Raffaele, e
Così, in qualche modo era presente Chiavari. Perché? Perché tra i garanti, tra i responsabili dei Savoia, quelli che firmarono l'impegno anche all'esclusiva dei viaggi, dei collegamenti con la Sardegna e portarono fisicamente i soldi, perché erano soldi usati da Garibaldi, ma erano soldi che provenivano dalle casse dello Stato piemontese, c'era il generale di Negri di Sanfront, il nostro capo dei carabinieri. Ecco, allora il generale partecipò proprio come uomo di fiducia, arrivò con il 1.200.000, firmò per conto dei Savoia l'impegno all'esclusiva per il viaggio, e quindi il giorno dopo, 2 giorni dopo, il buon Nino Bixio poté compiere l'azione celebre di pirateria. Questo è un piccolo episodio, come questo ce ne sono tantissimi altri, ma vi serva per così avere una mente un po' più critica davanti a ciò che ci raccontano delle cose accadute. Poniamoci la domanda: ma sarà stato esattamente come ci dicono o no, o diverso? E meno male che ogni tanto qualcuno ci dice anche il diverso. Adesso, italiano della settimana, un Corrado, ma non il Corrado mio alunno. Il Corrado mio alunno cosa ha avuto? Gli hanno fregato i documenti, gli hanno fregato la carta d'identità e grazie a questo un signore ha clonato, ha tolto la sua foto, ha messo la propria, è diventato lui il signor Corrado. È un signore che abita nel nord-est, evidentemente. E questo signore cosa ha cominciato a fare? Ad esempio, nel novembre del 2009 addirittura è andato in un grande magazzino, ha comprato 3.000 euro di elettrodomestici, ha fatto con la Compass un finanziamento, naturalmente non ha mai pagato un centesimo, e quindi la Compass tramite avvocato chiede al mio alunno: caro Corrado, perché non paghi 3.000? E lui presenta copia della denuncia che ha fatto e si risolve. Ma non finisce qui. Dopo qualche tempo, un bel negozio di articoli sportivi di Bolzano, va il signor Corrado Bis e compra 523,95 con assegno, naturalmente perché lui aveva aperto un conto presso il credito cooperativo filiale di Buia a Udine, aperto un conto con un documento falso, ha aperto un conto, gli hanno dato il libretto d'assegni, ha comprato, non so se degli sci, delle ciaspole, non so che cosa, 523,95. Naturalmente, anche in questo caso, mio alunno Corrado manda fotocopia della denuncia e si risolve lì. Ma questo signore gli piace anche passarsela bene, e allora cosa va? Va a Venezia, al negozio Max & Company in via San Marco, perciò un bel negozio elegante, e fa un altro assegnino di 875 euro per oggetti di lusso. Anche in questo caso il mio alunno manda la fotocopia della denuncia fatta alla Questura di Genova, Polizia Anticrimine e via dicendo, e si risolve. Sembrava tutto a posto, ma adesso l'ultimo che non sarà l'ultimo, gli arriva un'altra richiesta, addirittura dalla Slovenia, di un assegno di 1.000 euro che lui ha cambiato presso una banca slovena, la Abanca Vipa filiale di Sezzana, e ha dato l'assegno di 1.000 euro, si è fatto dare i soldi e naturalmente non è lui. Ecco, adesso questo lestofante Corrado B non lo vogliamo fare diventare l'italiano della settimana, e poverino, e anche il mio alunno Corrado A, per solidarietà, lo facciamo anche lui. Amici, vi saluto, ci vediamo la prossima settimana, come sempre, naturalmente, occhio, salute a tutti.